Sei là vicino Antonella. Buonasera a tutti e benvenuti al Comune di Faggiano. Questa sera, in qualità di assessore appunto del Comune di Faggiano, ho il privilegio di fare insieme al sindaco Antonio Cardea gli onori di casa ed introdurre questo importantissimo evento che vedrà il rinnovo dei patti di amicizia che il Comune di Faggiano ha siglato con i comuni qui rappresentati da sindaci e associazioni. Al termine di questa prima parte, che vedrà intervenire appunto tutti i presenti, per una scelta mirata abbiamo voluto che la firma contenente il rinnovo dei patti di amicizia fosse siglata non in questa sede, ma a poco più di 500 metri di distanza da qui, in un luogo magico, avvolto da un paesaggio naturale e suggestivo, che ormai da 30 anni fa da ambientazione alla rappresentazione della Natività, nel nostro amato presepe vivente. Lì questa sera avremmo anche dovuto accogliere Monsignor Ciro Miniero, vescovo metropolita di Taranto, il quale purtroppo dispiaciuto ci ha comunicato che non interverrà per motivi di salute. Il caso ha voluto che questo rinnovo dei patti di amicizia avvenisse proprio nel giorno seguente alla firma del patto di amicizia che il Comune di Faggiano ha siglato con il Comune di Greccio, fortemente voluto dal sindaco Cardea e dall'amministrazione comunale, perché Greccio è il luogo in cui 800 anni fa San Francesco realizzò il primo presepe vivente, sancendo così l'inizio della storia del presepe vivente in Italia e nel mondo, una storia che oggi accomuna e abbraccia tutti i presenti. Prima di passare la parola al sindaco di Faggiano e di introdurre singolarmente tutti gli interventi, vorrei ringraziare i nostri illustri ospiti uno ad uno, perché la loro presenza rappresenta per noi davvero un grande onore e li ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Ringrazio quindi il presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari, Angelo Zanzanella. L'onorevole Giovanni Maiorano, il sindaco di Bari e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De Caro, sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, il delegato del comune di Tricase, il consigliere Rocco Martella,
il sindaco di Cassano al Ionio Giovanni Papasso, presidente associazione Pro Loco Mesagne Teresa Pastorelli, presidente associazione da Orla Doria Cosimo Patisso, presidente associazione Presepe Vivente Tricase Nicola Peruso, presidente associazione Presepe Vivente Sibari Stefania Fortino Domenico Alfano. Un ringraziamento e un saluto va inoltre all'onorevole Dario Iaia, il quale ci ha comunicato che per problemi familiari purtroppo non è potuto essere qui presente, al sindaco di Matera e all'associazione di Matera Convention Bureau. Passo adesso la parola al sindaco di Faggiano Antonio Cardea. Grazie, grazie Maria, buonasera a tutti. Non vi nascondo un pizzico di emozione questa sera, perché guardate, sono onoratissimo di avere questi illustri ospiti, l'onorevole, il presidente e il sindaco di Bari Antonio De Caro, gli amici sindaci con i quali stiamo condividendo questi fatti di amicizia, quindi veramente sono onorato questa sera di avere questi illustri ospiti. Ma l'onore è soprattutto per fargli visitare quel nostro presepe che, come diceva l'assessore, ieri è stata per noi una giornata indimenticabile, quindi questo trentesima edizione del presepe vivente ci sta facendo fortemente emozionare quest'anno, perché riuscire a firmare un patto di amicizia con il comune di Greccio a seguito degli 800 anni del primo presepe fatto da San Francesco, poi si sono succeduti tanti altri presepi, però il primo, quello di San Francesco, credo che sia veramente un onore per la nostra comunità, un onore che riusciamo ad ottenere sì con il mio impegno, con l'impegno dell'amministrazione, ma soprattutto grazie all'Associazione per le Tradizioni Popolari, capeggiata dal presidente Angelo Zanzanella, che fa un lavoro immane, un lavoro delicato, certosino, perché solo facendo un lavoro certosino, nei minimi dettagli, si riescono a raggiungere questi obiettivi. Quindi grazie veramente di cuore a tutti i collaboratori dell'Associazione per il grande lavoro che svolgono durante l'anno. E quindi, come dicevo, un anno per noi molto ma molto importante, un anno che ha visto questo patto di amicizia con Greccio, un anno che vede in questo tavolo tanti amici che ringrazio ancora, ma lo sforzo che noi dobbiamo fare sottoscrivendo, rinnovando questi patti di amicizia è quello di cercare di coinvolgere quanto più possibile le nuove generazioni, perché guardate, io sono fortemente preoccupato nel vedere tante persone che una volta facevano alcuni mestieri che facevano i figuranti nel presepe, che oggi senza quelle persone abbiamo grossissime difficoltà nel trovarle. Ma non solo questo, proprio la cultura, le tradizioni, dobbiamo sforzarci tutti insieme soprattutto agli amministratori, alle associazioni, per far sì che queste cose vengano rinnovate sempre di più, altrimenti l'Italia, le nostre comunità senza la cultura credo che hanno vita corta e non si può vivere senza la cultura e senza le tradizioni. Ma io non voglio tediarvi ancora di più, perché mi fa piacere sentire gli illustri ospiti che abbiamo questa sera. Naturalmente vi ringrazio ancora e ringrazio tutti i presenti e grazie all'Associazione per le Tradizioni Popolari. Più di questo non gli possiamo chiedere. Buonasera a tutti, grazie, e ovviamente io mi associo ai saluti che ha fatto l'assessore, il sindaco, e ai ringraziamenti per tutti quanti voi che siete qui ad ascoltarci, ma che in un certo senso avete la stessa, fate anche la funzione quella di supportare quell'immenso lavoro che c'è dietro alla preparazione dei vostri straordinari
presepi che ho avuto modo di conoscere bene ed apprezzare. Oltre che essere deputato, sono anche un amministratore locale, quindi faccio il vice sindaco nel mio comune da quasi 15 anni e conosco bene quanto impegno e quanto lavoro ci sia dietro all'organizzazione di manifestazioni e quanta responsabilità soprattutto c'è dietro a dei lavori così, così importanti, quanto davvero sudore nel vero senso della parola c'è dietro. Quindi a me viene sempre in primo ordine, oltre che ringraziamenti all'amministrazione che alle amministrazioni che patrocinano questi eventi, a chi effettivamente poi mette mani in maniera volontaria, senza guidato da una passione immensa. Quindi mi viene sempre da sottolineare l'immenso lavoro che fanno i volontari dell'associazione, quindi ringrazio Angelo, ma Angelo ovviamente il ringraziamento è esteso a tutta l'associazione, a tutti i tuoi collaboratori. Ci saranno sicuramente momenti di nervosismo, momenti di stanchezza, momenti di delusione, però quando l'obiettivo è unico alla fine poi ci si riunisce tutti e quindi si guarda nella stessa direzione, nell'interesse delle tradizioni, come diceva il sindaco, ma anche nell'interesse del proprio territorio, quindi di creare queste opportunità che sicuramente possono avere una ricaduta nei territori molto importante. Il fatto di vedere tanti comuni che cercano di fare rete, che cercano di fare squadra e che cercano di vedere magari alla lunga potrebbe, è una cosa sicuramente entusiasmante che parlo per me, ma penso di poter parlare a nome dell'intero Parlamento, sicuramente può avere o deve avere un supporto da parte di tutti gli organi politici. Quindi bene fate ad unirvi e a provare a creare una rete che possa sicuramente pensare a un turismo magari invernale, perché no? Creare una rete, un percorso, magari portare dei turisti che possano nei diversi giorni spostarsi nei vari comuni, quindi con le ricadute che tutti quanti sappiamo. I nostri territori gli offrono tanto, la Puglia è bella ma l'intera Italia è bella, quindi ben vengano queste iniziative, ben vengano tutti i suggerimenti che possano mirare a questo tipo di situazioni. Io quindi non mi rimane che augurarvi sicuramente un buon lavoro. Anticipo, ovviamente contate sicuramente sulla mia, ma su tutta la nostra, diciamo, il nostro appoggio per provare ad inventare, a creare sempre più maggiori occasioni di dare quanta più visibilità possibile e il giusto riconoscimento a chi poi effettivamente, dal semplice figurante al presidente, si impegna, quindi togliendo tempo alla propria famiglia, che di questi tempi sicuramente non è una cosa da sottovalutare. Quindi davvero vi lascio il saluto con lasciandovi la mia disponibilità e un augurio di buon lavoro. Grazie. Grazie onorevole Mogliorano. Passo la parola adesso al sindaco di Bari, presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De Caro. Grazie, buonasera a tutti, grazie Antonio per l'invito, perché credo sia importante da rappresentante dei sindaci del nostro paese essere presente quando alcuni sindaci decidono di mettersi in rete, di fare un patto d'amicizia, un gemellaggio, stringere relazioni. In questi anni ne ho viste tante di relazioni che si sono create, abbiamo superato quello che era un valore negli anni, la presenza di un campanile nelle nostre città, che però veniva vissuto con un termine negativo, il campanilismo, in maniera, come dire, concorrenziale tra un comune e l'altro. Da diversi anni abbiamo invece capito che creare relazioni, stare insieme, fare squadra ci aiuta e abbiamo imparato non più ognuno a difendersi il proprio campanile, della nostra identità, della nostra tradizione. Le nostre città, le nostre comunità sono legate, si formano anche attorno a tradizioni, a pezzi di storia, a santi patroni. La mia città è una città accogliente, legata alla fratellanza, alla solidarietà, perché probabilmente perché è una città di mare, ma anche perché ha un santo patrono che
un po' il santo dell'accoglienza, della solidarietà, che è San Nicola, e così come anche in questa città si è creata una identità sulla base di quelli che sono i valori della nostra storia. Quindi oggi stare insieme, rifirmare nuovamente, suggellare un patto di amicizia su questi temi, credo sia un fatto fondamentale. Sicuramente, come ci diceva il rappresentante nazionale, per il turismo, che è una leva economica importante, una leva economica e sociale importante per le nostre comunità, però è importante anche per noi, anche per mantenere, per conservare quelle che sono le nostre tradizioni, quelli che sono i nostri valori legati al presepe vivente, legati alle nostre feste patronali. Sono stato qualche giorno fa con il sindaco Mattarelli al presepe della sua città, ma sono stato a festa patronale di Martina Franca, ieri a Scornano, cioè non so se ci siete mai stati, non è molto lontano di qui, una città salentina, un comune salentino, cioè, ci sono le luminarie più belle del mondo, che sono raggruppate tutte all'interno di un museo, e quel museo ci fa vedere anche l'evoluzione storica che c'è stata, quindi ascoltare i suoni delle nostre bande che la regione sta cercando di proteggere, guardare le luci delle luminarie ci aiuta anche a tornare un po' più piccoli, quando magari i nostri nonni, i nostri genitori ci accompagnavano lungo queste feste patronali, attraverso le nostre comunità, ci hanno trasmesso anche attraverso quelle tradizioni, dei valori che ancora oggi ci accompagnano nel percorso di vita. Quindi oggi ci tenevo a essere presente qui insieme a voi per questo patto di amicizia a quale, diciamo, simbolicamente aderisce la mia città, e attraverso la figura del rappresentante nazionale dei comuni aderiscono gli altri sindaci del nostro paese. Grazie per l'invito. Passo adesso la parola al sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano. Buonasera a tutti, per me è un enorme piacere ritornare a Faggiano con tanti colleghi. Noi l'anno scorso siamo stati nuovamente in questo periodo qui a visitare il vostro meraviglioso presepe con tanti altri colleghi della provincia ionica. Guardate, è veramente, oltre che essere un piacere venire a Faggiano, perché è una città meravigliosa, non lo dico perché, voglio dire, sarei di parte, no? Provenendo dalla stessa provincia. Però consentitemi di ringraziare veramente il vostro sindaco, perché oltre a essere un amico è veramente un sindaco illuminato, perché molto prima di tanti altri ha capito l'importanza della rete, l'importanza di superare i confini. Quindi la nostra presenza qui, ma anche la sua nelle manifestazioni dei nostri territori, sta a dimostrare appunto la squadra territoriale che valorizza le proprie eccellenze. Noi l'anno scorso abbiamo partecipato, i sindaci della provincia ionica, a un'opera lirica del Festival della Valle d'Itria a Martina, quindi è bello tutti insieme valorizzare le eccellenze culturali delle nostre comunità, quasi come se siamo poi realmente un'unica comunità. Quindi grazie veramente Antonio per il lavoro che hai fatto in questi anni, grazie per il sostegno che la mia persona hai sempre dato e rivolto, perché voglio dire, un sindaco giovane da un anno e mezzo eletto non è stato semplice, però Antonio, così come tanti altri colleghi, veramente è stata una guida fondamentale, e posso dirlo a gran voce, siete fortunati ad essere amministrati da un'amministrazione, un sindaco come Antonio Cardino. Grazie sindaco. Prima di entrare nel vivo degli interventi che riguardano un po' tutti i comuni gemellati con il comune di Faggiano per quanto concerne i presepi viventi, vorrei passare la parola al presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari, Angelo Zanzanella. Prima però mi piacerebbe fare un mio piccolo intervento sull'associazione. Oggi, quando pensavo alle parole da dire riguardo l'Associazione per le Tradizioni Popolari, mi sono saltate in mente quattro parole che un po' secondo me descrivono quello che è il vostro lavoro: passione, impegno, dedizione e sacrificio. Queste le parole che mi sono venute in mente. Quindi oggi ringrazio il presidente Angelo Zanzanella, ma ringrazio tutte quelle persone che lui oggi è qui a rappresentare,
tutte quelle donne e quegli uomini che costantemente, quotidianamente, lavorano dietro le quinte per far sì che ogni anno il presepe vivente si tenga qui a Faggiano e per far sì che la tradizione appunto dello stesso si rinnovi ogni anno da ormai 30 anni. Quindi un mio ed un nostro sentito ringraziamento va ad Angelo e a tutte le persone che collaborano quotidianamente nell'Associazione per le Tradizioni Popolari. Prego, Presidente. Buonasera a tutti, io rivolgo il saluto da parte mia, ma in particolar modo da tutta l'Associazione per le Tradizioni Popolari e di tutti coloro che collaborano con l'Associazione affinché questo presepe possa ogni anno rendere il meglio. Naturalmente saluto tutti i sindaci presenti e se mi permettete voglio ringraziare in particolar modo il sindaco Antonio Cardea che in questi anni a livello proprio di amministrazione comunale ha compreso il valore ogni anno sempre di più di questa realtà bellissima che abbiamo nel nostro territorio e in qualche modo ha preso l'associazione per mano portandola anche oltre i confini nazionali. Noi non dimentichiamo il giardinaggio con Betlemme, quindi io direi di rivolgere veramente un applauso da parte dell'associazione ma di tutti voi al sindaco per quello che con la sua squadra, e qui c'è l'assessore anche Maria Airò, che ringrazio per le belle parole che sicuramente riferirò a quanti non sono presenti qui questa sera ma che incontrerete a breve all'interno del presepe. Vi ringraziamo veramente di cuore per quello che fate per l'associazione e per il presepe evento di Faggiano. Grazie. Rivolgo un saluto particolare anche all'onorevole Giovanni Maiorano che dall'anno scorso ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ogni volta che lo coinvolgo nelle nostre attività è sempre presente e in qualche modo è un modo anche per dire che lo Stato, no, è vicino alle nostre tradizioni, a quello che noi creiamo. E naturalmente, scusatemi se mi un saluto particolare, non me ne vogliono gli altri sindaci, qui voglio veramente bene a tutti, ma un saluto particolare al sindaco Antonio De Caro, perché dicevo prima che nel 2008 io ho cominciato il mio lavoro di agente di polizia locale, adesso sono ispettore, e l'ho cominciato proprio al comune di Bari quando lui era amministratore. Quindi rivolto anche a lei un saluto particolare, sindaco, da parte mia e da parte di tutta l'Associazione per le Tradizioni Popolari, per essere qui presente con noi. Il lavoro che noi facciamo è veramente impegnativo sia dal punto di vista dell'arte, quindi del lavoro manuale, ma soprattutto anche dal lavoro logistico, perché effettivamente si arriva, non mi nego, agli ultimi giorni dove forse le forze cominciano quasi a mancare, ma quello che proprio questa serata è un modo per incoraggiarci a fare sempre di più. Oggi può essere perché noi concludiamo per questioni meteorologiche, anticipiamo la chiusura del presepe vivente domani con la calata dei Magi, ma dal 7 proprio queste serate in cui voi quasi ci spronate a continuare ci aiutano ad andare avanti e sono contento per quanto tutti i rappresentanti, naturalmente anche saluto, delle varie associazioni organizzatori dei presepi viventi nella provincia ionica, ma naturalmente anche di Cassano Aglionio e di Matera, che purtroppo questa sera non è presente, il dottor Luca Prisco, dove io sono stato proprio qualche giorno fa a Matera, naturalmente un'organizzazione molto più grande di quella che può essere di un piccolo comune come il nostro, quindi c'è un lavoro, vi dico, che deve partire quando finisce la data del presepe, perché se non si inizia subito non si arriva pronti all'appuntamento. E come dicevano anche il sindaco e l'assessore Airò, questa giornata cade proprio in un momento particolare. Ieri credo che personalmente io ho vissuto uno dei momenti più emozionanti e più importanti da quando io presiedo l'Associazione per le Tradizioni Popolari.
il patto di amicizia con la comunità di Treccio, dove San Francesco 800 anni fa iniziò la cultura del presepe vivente in Italia, ma che si è trasferita in tutto il mondo. Quindi questo è un patto di amicizia con Treccio, ma i patti di amicizia che si andranno a rinnovare questa sera sono legati sicuramente al presepe vivente, ma devono essere legati anche ad aspetti culturali che vanno oltre il presepe, aspetti anche economici, turistici, perché credo che oggi più che mai fare rete, no? Intorno ai presepi, ma non solo intorno ai presepi, ma anche a tutte quelle attività comuni del nostro sud, che in qualche modo sono anche simili tra di loro, e creare quel, come diceva l'onorevole Giovanni Maiorano, un turismo alternativo, quello invernale. Noi siamo soprattutto conosciuti per il turismo estivo, no? E quello che ha fatto Matera, no? Perché Matera oggi con il presepe vivente che loro realizzano si sono creati anche un turismo invernale. E credo che noi possiamo lavorare, se siamo uniti, possiamo lavorare su questo, facendo rete e cercare di portare turisti anche durante l'inverno nei nostri piccoli comuni. Io voglio ringraziare naturalmente tutti con i miei collaboratori che dal primo di settembre lavorano instancabilmente in quell'area che fra poco vedrete, che è qualcosa, come diceva l'assessore Rino, di magico, di suggestivo. Quando si varca quella soglia si pare veramente di, sembra di stare in un altro, si viene catapultati in un'altra realtà, in una realtà che noi cerchiamo di ricostruire ed è sempre più vicina a quella che oggi, che ieri ho visto a Treccio, in quella piccola comunità dove l'intero paese, seppur piccolino, diventa un presepe. Se, voi, se qualcuno ne è andato, io vi invito ad andarci, perché troverete nel periodo natalizio che ogni casa di privata abitazione c'è un presepe vicino. Oltre al museo che loro hanno del presepio, ogni casa è diventato l'arte del presepio, oltre l'arte, diciamo, oltre la fede cattolica, no? Che deve unire tutti i presepi, c'è anche l'aspetto artistico che è stato tanto valorizzato a Treccio, ma naturalmente nei comuni vicino, vicino Treccio. E la passione che anima la nostra associazione è non solo quella religiosa, ma anche la passione proprio di voler fare qualcosa per la comunità, perché parlando anche con il nostro parroco, Don Francesco Santoro, lui mi dice sempre, non importa se uno, se un personaggio non viene più di tanto in chiesa, lo dico molto elementare, quindi non c'ha quella fede così grande che può avere un altro personaggio, però anche quella persona sta facendo qualcosa di importante per la nostra comunità. Sta sacrificando gli affetti familiari, no, nel periodo natalizio, per poter stare in quell'area del presepe. Quindi io l'applauso lo voglio fare, se mi permettete, non a me ma all'Associazione per le Tradizioni Popolari e a tutte le associazioni presenti che lavorano tantissimo affinché i nostri presepi possano essere visitati da migliaia di visitatori ogni anno. Vi ringrazio ancora tutti, ringrazio i sindaci e naturalmente ci vediamo a breve. Grazie. Sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli. Grazie Sindaco per averci dato questa opportunità. Noi ci confrontammo sul tema del presepe, ricorderai, durante l'assemblea dell'ANCI a Bergamo, dove ci incontrammo, io conoscevo, avevo sentito parlare di questo presepe. Ma tu ne parlasti con un entusiasmo talmente forte che mi incuriosì oltremodo, tra l'altro in un contesto dove noi pugliesi ci sentiamo a nostro agio, no? Visto il grande lavoro che Antonio De Caro ha fatto. E Antonio, all'ultima assemblea dell'ANCI, a un certo punto, quando finì, ci vide tutti insieme, ma stavate tutti qui, sì Antonio, perché evidentemente questo spirito di comunità
è un tratto distintivo che sta caratterizzando la vita delle amministrazioni pubbliche in questa regione e forse è il punto di forza di questa regione. E ci viene naturale poi mettere insieme queste esperienze valorizzandoci reciprocamente. Dopo questo bel incontro ci ripromettemmo che ci saremmo visti, il Comune di Oria ha avviato un percorso che ci mettesse insieme, quindi che prevedesse questo patto di fratellanza sul tema del presepe. E quindi abbiamo messo insieme Matera, Fagiano, Oria, Mesagni e Tricase, che sono realtà importanti dove appunto il tema del presepe viene trattato in maniera, diciamo, non solo importante ma anche con un impegno sostanzioso, dove si lavora tutto l'anno e dove durante i preparativi evidentemente si crea anche un contesto all'interno della comunità che favorisce il confronto, favorisce la coesione. E quindi abbiamo, diciamo, deciso poi di essere qui, anche perché è la prima volta che io vengo a visitare finalmente il museo di Fagiano. Anche noi abbiamo avuto il privilegio di sottoscrivere un patto di amicizia con Greccio, lo abbiamo fatto l'8 novembre e quindi diciamo, ci siamo anche ripromessi che il tema del presepe quest'anno potesse tornare utile per rimettere al centro delle nostre riflessioni il tema della pace, no? In un contesto terribile in cui vi è un'escalation di violenza incredibile. E quindi c'è anche questo sentimento poi alla base della nostra azione e grazie a questi, diciamo, confronti io per la prima volta ho avuto l'opportunità di avere a Mesagne, grazie all'associazione da Orra ad Oria, una rievocazione storica del presepe che è stato un dono che l'associazione ha fatto alla mia città senza oneri. Quindi grazie veramente, diciamo, perché ripeto, è evidente grazie alla situazione, ma grazie alle comunità che si mettono insieme, e penso che queste energie che noi riusciamo a mettere insieme oggi sul tema del presepe possano essere anche, diciamo, motivo di attrattività per la nostra regione. Tanta gente è attratta da queste attività e il fatto di, diciamo, promuoverci reciprocamente, secondo noi, può produrre un passo in avanti che poi è quello che noi riteniamo si debba fare, perché iniziative così belle come il presepe vivente di Fagiano, che ha vinto anche premi nazionali, è bene che escano dalla Puglia e diventano motivo di attrazione di persone che poi verranno a Fagiano per visitare il presepe di Fagiano e andranno a fare un giro per le altre città che magari sulla scia di questo patto di fratellanza potranno dimostrare di quanto questa regione sia bella, attrattiva e capace di accogliere. Quindi grazie di nuovo al sindaco, all'associazione, all'assessore, a tutti voi che ci permettete di poter condividere queste esperienze sempre nel nome di questa regione straordinaria che è la Puglia, che è la migliore regione d'Italia. Grazie a lei sindaco, passo la parola al sindaco di Oria, Cosimo Ferretti. Sì, grazie, buonasera. Anch'io mi associo ai saluti dei colleghi, in particolare del sindaco che ci ospita. E io devo dire grazie al sindaco anche per un altro motivo, che mi fa incontrare questa sera Antonio Legano. Non l'avevo mai incontrato, però sindaco, mi sono visto e rivisto il suo ultimo messaggio fatto al Lancio. E veramente mi ha colpito veramente, perché lei disse che quando indossiamo questa fascia abbiamo una grossa responsabilità, ed è vero, e questa responsabilità ci dà dai cittadini che ci hanno eletto. E quindi io devo dire grazie all'associazione, oltre all'associazione di Fagiano, l'associazione di Oria, da Orra a Oria, perché quando mi sono insediato, diciamo, questo patto di amicizia, la verità, era stato già creato da loro, gli do atto di questo, ed è stato poi fatto anche il rinnovo poco tempo fa, un mese fa, dove ci siamo tutti rivisti. Quindi io non vedo l'ora di vedere questo presepe, perché non l'ho mai visto, se ne parla tanto bene, una location che non si trova da tutte le parti, quindi naturale, e quindi non mi dilungo molto
per non togliere spazio al desiderio di vedere proprio il vostro presepe. Quindi io, ripeto, do i saluti a tutti. Dopo domani penso che andrò a vedere il presepe di Tricase, va bene, quindi dopo domani con la famiglia andrò a vedere il presepe, se il tempo lo permetterà. E naturalmente vi saluto e vi ringrazio di nuovo. Leoni, Giovanni Papasso. Buonasera a tutti. Io ringrazio Antonio per il gentile e cortese invito che mi ha rivolto e ha rivolto alla mia comunità. Sono qui insieme al vice sindaco, insieme all'assessore di servizio sociale e c'è con me anche il presidente dell'associazione Fortino che organizza il presepe che vende a Sibari. Sibari conosciuto tutto il mondo, venendo qui ci accomodando nel giro urbano, viaggiando quando siamo penetrati nella regione Puglia, però diciamo la verità, la Puglia è bella, si nota, si percepisce che è una regione che è avanti e sta facendo tanto, poi però abbiamo pure aggiunto, noi veniamo dalla Calabria, la Calabria è una regione straordinaria. Sono due regioni del sud, poi più avanti, la però anche noi con voglia, come dire, di riscattarci e speriamo che ci possa essere qualcuno che possa investire di più anche verso, diciamo, questa nostra bella Calabria. Con Antonio Cardea ci siamo sentiti 7 anni fa, sì, esatto, eravamo qui in quest'aula, sì. E sottoscrivendo infatti l'amicizia tra la città di Faggiano, la città di Cassano a Leonio, perché abbiamo messo in rete le due comunità, per il presepe di Faggiano e per il presepe di Sibari, perché guardate, entrambe le due comunità sono state premiate anche lo scorso anno, per un premio di carattere nazionale, cioè, sinceramente voi siete più avanti, noi dobbiamo un po' recuperare perché c'è stato un po' di scoraggiamento a Sibari. Però come sindaco, come amministrazione comunale abbiamo recuperato dei locali, un'ex chiesa sconsacrata, occupata precisamente, siamo andati e l'abbiamo resa nuovamente al pubblico perché la vogliamo consegnare all'associazione per stabilire in maniera permanente il presepe di questa chiesa. Quindi sono qui con grande piacere, con grande orgoglio, saluto l'onorevole Maiorani che ho conosciuto a Lezzano a luglio scorso, saluto i colleghi sindaci ed è sempre bello, no, confrontarsi eccetera. E poi consegni, io c'è un tempo di salutare il numero uno dei sindaci, Antonio De Caro, perché è veramente non solo un sindaco straordinario, perché poi io ti seguo, io vedo tutti loro che fai a parte. In qualche modo cerco anche di copiarti, no? Però diciamo, è una persona meravigliosa e credo che questa sua gestione dell'ANCI non solo è stata brillante per diciamo, aver dato ruolo all'ANCI, ma credo che ha fatto sentire a noi sindaci importante, ci ha reso responsabili, ci ha fatto capire quanto è importante il ruolo dei sindaci, nonostante tutte le responsabilità che quotidianamente ci dobbiamo assumere, però quando dice lui che il sindaco è pieno di responsabilità, però è il mestiere più bello del mondo, quindi quando ci dice questo ci inorgoglisce e noi credo che dobbiamo ringraziarlo per questo messaggio importante, ma allo stesso tempo dobbiamo ringraziare i nostri cittadini per la loro fiducia, la loro stima. Se io stesso sono qui dopo 7 anni ancora significa che nell'opinione pubblica qualcosa l'abbiamo seminato e quella fiducia noi non la dobbiamo perdere nella mia più assoluta mai. La mia comunità, una comunità che si affaccia sullo Ionio, svolge un ruolo baricentrico tra la Sibarite e del Pollino, proprio in virtù del ruolo di Sibari abbiamo stabilito un patto amicizia con Taranto, con Matera, ovviamente con Crotone, aderiamo all'Associazione della Città del Crocifisso, che nasce proprio qui in Puglia, proprio qui nella provincia di Taranto, è diventata un'associazione molto, molto importante perché sono 50 comuni che aderiscono. Perché lo facciamo? Perché vogliamo conoscere, vogliamo apprendere e vogliamo anche dire che c'è, ci
persone della nostra comunità che devono mettersi in relazione, devono collaborare dal punto di vista culturale, sociale, economico e soprattutto Antonio stasera, come andremo a visitare per esempio, per me è la seconda volta, pare, mi diceva il presidente dell'associazione, che c'è un boom di cittadini di Sibra che verrà a visitare. Cioè, vedete com'è importante. Cioè, se i cittadini di Sibra vengono qui a visitare il presidente di Fagiano, che c'è stato questo fatto di amicizia. Questa sera lo rinnoviamo con grande piacere. Io dopo per la firma, dopo la visita, siamo stati a Cassano il 3 dicembre 2016, il 4 gennaio 2017 qui, anche sul piano umano si sono creati dei rapporti. Ci incontriamo con Antonio all'Ange e a Roma, quando capita l'abbraccio, perché siamo diventati amici, c'è un rispetto di carattere umano. Ed è questa la cosa bella delle comunità, dei sindaci. Quindi questa sera con grande piacere e soddisfazione, con orgoglio, sottoscriviamo nuovamente, rinnoviamo questo patto che deve durare per sempre, credo, deve sempre migliorarsi. E ovviamente tramite Antonio Cardea, tramite i colleghi sindaci che sono qui, ho saluto a tutti gli intervenuti, ovviamente io manco il saluto della mia città a tutta la vostra comunità. Per il comune di Tricase passo la parola al consigliere Rocco Martella. Sì, buonasera a tutti. Io innanzitutto porgo i saluti da parte del sindaco che per motivi di carattere istituzionale non è potuto essere presente. Sono giorni un po' frenetici per i vari eventi che sono presenti sul territorio. E ringrazio il sindaco di Fagiano per averci nuovamente invitato, per aver creato anche questa situazione della rete sul quale noi crediamo fortemente, perché può solamente dare, diciamo, maggiore lustro alle già nostre manifestazioni che sono già di carattere importante. Noi per il presidente di Tricase siamo alla 41esima edizione, in questo luogo mi sento anche un po' di responsabilità in più perché rappresentiamo anche forse l'intera provincia di Lecce in tutto questo fatto. E, mi ritrovo nelle parole del sindaco quando è sul ricambio generazionale. Io qui sono anche in doppia veste, sto facendo parte anche del comitato organizzatore, quindi capisco bene queste problematiche che noi viviamo quasi ogni anno, che però voglio dire, se una manifestazione dura 30 anni o 40, vuol dire che comunque un ricambio generazionale c'è, quindi qualcosa si muove, e capisco anche le difficoltà del presidente della situazione dal punto di vista organizzativo, perché noi stiamo, diciamo, sull'area presepiale come state voi, diciamo, da quasi tutto l'anno a cercare di trovare migliorie, accorgimenti o situazioni nuove. E questa iniziativa può solo, come ho detto prima, creare aspettative migliori, sicuramente può creare ritorni al territorio che noi già vediamo. Io ricordo i primi anni, gli anni 90, quando si iniziò a fare l'apertura nei giorni, diciamo, non festivi, erano giornate dove veniva a presere pochi visitatori, si tentava in qualche modo di recuperare le giornate di maltempo, cose del genere. Adesso noi stiamo notando giornate come ieri, perché noi facciamo 8 giornate di apertura, una giornata come ieri, una grande affluenza soprattutto di tour organizzati che abbinano altri posti, tipo la tomba di Antonino Bello, altre bellezze del luogo, però mettono anche il presepe come punto terminale della giornata. Quindi queste cose devono solo dare spunto a noi tutti, amministratori e organizzatori, per, diciamo, cercare ancora di più di creare sviluppo e di magari creare anche qualcosa che può ruotare intorno alla manifestazione. Cioè, la manifestazione è un punto di attrattiva, però può anche tornare qualcosa sul territorio, come anche dal punto di vista economico, per gli operatori commerciali, per gli organizzatori, diciamo, tutto quello che ci può essere a fianco. Quindi noi crediamo in questa iniziativa, sindaco, aspettiamo il sindaco di Oria, tempo permettendo, giorno 6, chiaramente l'invito è rivolto a tutti, noi siamo lì e vi aspettiamo. Grazie. Grazie mille. Bene, prima di chiudere un po' con gli interventi per quanto riguarda le istituzioni presenti e passare la parola, anche seppur con un breve intervento, visto che i tempi si stringono e vorremmo non togliere tempo a quello che è poi la visita al nostro luogo magico del presepe vivente, vorrei dire che per mandare avanti una comunità, i sindaci presenti hanno dimostrato quanto sia fondamentale la sinergia, no? Il lavoro di unione, dell'insieme tra i vari sindaci, perché
è bene che un sindaco guardi alla propria comunità, però ogni singola comunità da sola non va da nessuna parte, quindi è importante ed è bello per noi ora, visto i panni di una cittadina, vedere come ogni singolo sindaco con la propria comunità guardi anche alle altre comunità, perché siamo tutti figli di una grande famiglia, quindi è importante che si lavori tutti insieme. Adesso, finiti gli interventi della parte istituzionale, mi piacerebbe sentire e toccare con mano un po' quello che pensano le associazioni che rappresentano l'altra faccia della medaglia, che è l'altro tipo di sinergia che, con la quale bisogna lavorare, no? Tra istituzioni e associazioni, affinché una comunità possa svilupparsi nel modo più corretto possibile. Quindi mi piacerebbe sentire, Sindaco, se sei d'accordo, i presidenti delle associazioni qui presenti, che invito qui ad accomodarsi per un piccolo intervento, per un pensiero. Partiamo dal presidente dell'associazione Pro Loco Mesagne, Teresa Pastorelli, o comunque qualcuno che la rappresenti. Ok, perfetto. Allora passiamo all'associazione da Orra Doria, Cosimo Patisso. Sì, buonasera a tutti. Allora, che dire, avete detto tutto. Intanto grazie per l'invito. È un grande onore anche per noi. Abbiamo rinnovato appunto il patto d'amicizia con voi un mese fa, che era già stato avviato da voi stessi 4 anni fa, quindi con molto piacere ritorniamo. È molto bello fare rete in questo senso. Credo che sia molto importante anche avere una sinergia tra appunto associazioni e amministrazioni, è una cosa importantissima, fondamentale, perché solo così si può arrivare ad una realizzazione al 100% di quello che deve essere, quello che noi offriamo al pubblico. Giustissimo anche il discorso di fare, di creare questa rete affinché ci possa essere del turismo invernale, perché ne abbiamo bisogno effettivamente. La Puglia è bellissima e è un pochino ferma al turismo estivo, quindi ha bisogno di questo e noi ce la stiamo mettendo tutta, un po' tutti. Io non voglio dilungarmi, voglio solo ringraziare queste belle persone. Quest'anno l'abbiamo fatto sia a Doria che a Mesagne, perché questo signore è un grande amico ed è sempre disponibile, per cui nel momento in cui ci ha chiamati con nostro piacere a mezzanotte per sapere se potevamo portare cose, con molto piacere abbiamo accolto questa sua richiesta e siamo stati benissimo. Abbiamo ricevuto anche se siamo distanti pochissimi chilometri, ma abbiamo avuto la stessa accoglienza che abbiamo con il nostro sindaco, nella nostra comunità, ci fa sentire a casa anche nel suo comune. Questo lo volevo dire perché lo meriti tutto. E niente, quindi grazie a tutti, grazie ancora Antonio per averci invitato e andiamoci a godere questo benedetto presepe. Associazione Presepe di Case, Nicola Peluso, presidente, prego. Sì, buonasera a tutti, in realtà non sono il presidente Eugenio Mucciano che vi saluta, che per impegni di lavoro, insomma, ha passato a me la parola. Come lo fece anche nel 2019, che ero qui presente, sto rivivendo le stesse emozioni di 5 anni fa, all'epoca delle visite di amministratore, quello passa, il presepe invece rimane. E ne sono contento, insomma, perché vuol dire che si sta lavorando bene. Anche di me lo stesso a partecipare ai comuni che più o meno non sono solo più vicini, vuol dire che nonostante le ansie che ci diceva sia il sindaco ma anche il presidente Santarella, è vero, io personalmente, ma anche con i nostri collaboratori, riviviamo da settembre fino al 7 gennaio, tanto che a volte non mi davo l'ora che arrivi davvero il 7 gennaio, con la perdita anche di qualche chilo. Io lo chiamo ginnastica funzionale, che invece di andare in palestra noi ci mettiamo a fare il presente. Però nonostante tutto, questi sono i risultati, noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e penso che comunque questa rete di presepi porterà anche in futuro qualcosa di bello, insomma, di positivo. Grazie. Associazione Presepe Vivente Siva di Fortino, presidente Domenico Alfano. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i sindaci, in particolare al mio sindaco, che ci permette tante belle cose e ci incoraggia tanto per fare il presepe vivente di Siva. Il nostro presepe vivente
È dal 1988 che stiamo facendo insieme il Vivente del Sibari. Voglio ringraziare tutta l'associazione perché il lavoro che facciamo non è un lavoro da poco, anche perché la nostra location che facciamo viene costruita ogni anno, cioè non abbiamo un, diciamo, un posto fisico dove si realizzi il presepe, però c'è una grande piazza da noi dove ogni anno costruiamo, facciamo e disfacciamo, un lavoro non di poco, insomma. E quindi un ringraziamento alla nostra associazione che si impegna tanto e al nostro sindaco che ci incoraggia sempre. Mi fa molto piacere essere qua, che rinnoviamo questo patto che abbiamo fatto già 6 anni fa, mi sembra, 6-7 anni fa. L'abbiamo fatto prima a Sibari, dopo l'abbiamo fatto a Fagiano e con il presidente ci mandiamo parecchie patti, che vinciamo qualche premio in giro, lo vinciamo, voi vincete un po' di più perché siete migliori di noi un po' ci accogliamo. Però voglio vedere se vi superiamo. Adesso che il sindaco ci dà l'opportunità di usare alcuni locali qua da noi, ci voglio provare. Va bene, vi ringrazio ancora e con molto piacere che mi trovo qua. Grazie a te. Bene, ci avviamo alla conclusione. Consentitemi nuovamente di ringraziare tutti i presenti, tutti gli intervenuti, i sindaci, le associazioni, l'Associazione per le Tradizioni Popolari, l'onorevole Maiorano, il sindaco dei sindaci Antonio De Caro e ringraziare anche il nostro di sindaco perché oggi ci ha dato davvero la possibilità di assistere a un momento importante per tutte le nostre comunità. Quindi, grazie. Salutarvi e vi augurare a tutti buon viaggio, non perché sarà un viaggio lunghissimo per il raggiungimento del presepe vivente di Fagiano, ma perché davvero quello che vivrete è un vero e proprio viaggio, sarà un momento particolare che sono certa che vi emozionerà tantissimo. Buona serata a tutti, grazie. E Maria, tutto bene, giusto? Noi abbiamo dei presenti. Sì. Un attimo, prima della consegna dei presenti, io vorrei passare la parola al sindaco Antonio Cardea perché da padrone di casa vorrà salutare meglio di me i presenti. Sì, avevo chiesto un attimo la parola. Sì, una piccola proposta magari per il futuro, di sentirci anche prima, per organizzare anche le date dei nostri presenti. Perché noi purtroppo nelle condizioni di fare 8 serate non possiamo mai ricambiare la visita che voi fate a 8 serate. Ecco, solo questo. Magari per l'anno prossimo sentirci prima, in modo che ognuno di noi possa avere una data per poter fare visita all'altro presepe. Ottima osservazione, grazie. Prego. Un'altra proposta sarebbe quella che si sente dire spesso, è quella di organizzare tutti insieme un grande presepe, che alla fine era quello che voleva San Francesco. E anche noi siamo stati lì, quindi abbiamo vissuto questa emozione. Sarebbe una cosa bella, magari un anno ci si riuscirà a fare una cosa del genere e collaborare, crearne uno di quelli proprio belli. Ma secondo me ci si può pensare sicuramente, però secondo me un po' quest'anno, in virtù proprio delle vicissitudini bellicose che stanno in tutto il mondo, quindi in Ucraina, adesso in Israele, insomma, nella fascia di Gaza, noi quest'anno lo slogan del nostro presepe è stato proprio la luce della pace. Il manifesto è rappresentato da dei bambini che tengono in mano una candela accesa. Forse quello che potremmo fare, ma anche subito, secondo me, organizzare proprio una marcia della pace, no? Che nello stesso giorno accomuni un po' tutti i nostri comuni, farlo anche dando una certa risonanza, organizzando in una maniera una marcia della pace tra virgolette seria, non che abbia una certa risonanza anche a livello nazionale ma mondiale. Questo secondo me si può fare anche subito. Grazie. Bene, ci avviamo al termine. Ci tenevo comunque a ringraziare ancora una volta i colleghi, grazie per le belle parole che avete speso nei miei confronti, ma è chiaro che una persona da sola non fa nulla. Quindi io vi ringrazio, ma il grazie e soprattutto va fatto alle associazioni che la mia per 30 anni continua a fare questo presepe vivente. Ed è la cosa fondamentale ed importante per un'amministrazione quella di mantenere un equilibrio
distante. La politica deve occuparsi di politica, l'associazione deve fare associazione e mai metterci il cappello, come si suol dire. Io credo e ritengo che la nostra forza, io sono 15 anni che faccio l'amministratore, quando facevo l'assessore mi occupavo anche delle associazioni, non abbiamo mai parlato di politica con il presidente, con chi fa parte dell'associazione. Loro poi quando vanno nella cabina fanno e sentono, esprimono quello che loro credono. Credo che questa sia una cosa molto ma molto importante. Ma io voglio lanciare per concludere una idea. Noi negli ultimi 2 anni siamo stati alla BIT a Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, dove abbiamo portato la nostra amministrazione, ha portato il presepe vivente come meta turistica invernale. L'anno scorso insieme a me è venuta l'associazione con la Natività, San Giuseppe e la Madonna e i Tre Re Magi. Guardate, è stato un momento importantissimo, un momento dove non c'era una emittente televisiva, dove non c'era un fotografo che non si fermava per capire di cosa stavamo parlando. Quindi io credo che Regione Puglia, perché noi abbiamo preso dello spazio nella Regione Puglia, insieme alla Regione Calabria, possiamo pensare di portare il turismo invernale parlando solo ed esclusivamente dei presepi viventi, perché, ripeto, noi viviamo tantissimo di presepe, di turismo estivo, però questo tipo di turismo credo che sia importantissimo. Quindi possiamo, se volete, iniziare a lavorare per far sì che occupiamo un posto nella Regione Puglia, la BIT internazionale del turismo, insieme alla Regione Calabria. Quindi iniziamo a fare veramente rete portando i nostri presepi a livello nazionale. Io vi ringrazio ancora e passo di nuovo la parola al Presidente Angelo Zanzanelli. Naturalmente tra poco facciamo la visita al presepe, che è la cosa a cui ci teniamo veramente tanto. Grazie ancora, grazie a tutti, grazie Antonio, grazie onorevoli. Sì, no, noi abbiamo pensato di preparare dei presenti legati un pochettino a quello che è l'aspetto, diciamo, del nostro territorio, che è il vino, no? Quindi ci sono 2 cantine, tra cui la Masseria Cicella, che è il nostro sponsor ufficiale della manifestazione, e una cantina del nostro comune, la Cantinanisti, hanno deciso di omaggiarvi. Noi con la bottiglia, con la nostra etichetta del trentennale, bottiglia del vino della Masseria Cicella, e la Cantinanisti con un vino dolce, vi hanno detto, da offrire a tutti i presenti. Adesso ve li consegno insieme.